Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su FIFA 21, carriera allenatore con il Cagliari. Allora, nello scorso episodio avevamo giocato una partita contro la Juventus, che l'abbiamo persa 4-0, penso, e una partita contro il Milan, che avevamo fatto 0-0. Quindi abbiamo fatto un punto su due partite. Le partite erano abbastanza difficili, la Juventus e il Milan sono due squadre forti. Oggi andiamo avanti, vediamo se riusciamo a fare almeno qualche punto in più. Ah, qui c'è il termine di mercato. Io direi che per il momento la nostra squadra va bene così. E poi dovete scrivermi voi sotto in un commento chi nel prossimo mercato devo acquistare. Allora andiamo avanti e facciamolo finire. Migliori acquisti, Koulibaly al Real Madrid, ho visto bene. Qua abbiamo un'offerta per Larinetti che lo diamo subito. Accettiamo, cerchiamo di mandare via quelli che abbiamo sul mercato, che sono tutti questi qua, che non ci servono. Ok, andiamo avanti. Il Real Madrid. Mamma mia. Un'altra offerta. Ah, l'abbiamo venduta, abbiamo un'altra offerta per Pereiro. La possiamo dare. Accetto offerta. E lasciamolo andare, accettiamo e vediamo un attimo se riusciamo a fare ancora qualcosina nelle ultime 5 ore di mercato. Interesse per Mukiele. Ah, ok, abbiamo un'offerta per Vicario, diamolo subito via, accettiamo perché noi abbiamo Cragno che è molto bravo. Dalle ultime 4 ore, vediamo se ci viene qualche nuova notifica. 3 ore. Abbiamo offerta per il trasferimento di Birsa. Allora lo diamo perché ha una certa età, lo diamo, accettiamo. Adesso accettiamo tutto perché dobbiamo dargli. E boh, non abbiamo altre offerte. Lui che l'abbiamo dato. Avanziamo all'ultima ora, vediamo un attimo. Ok, ufficio. Resoconto mensile della squadra, vediamo un attimo. Ah, qua abbiamo dei giocatori che poi possiamo acquistare. Direi di avanzare. Simuliamo. Avanziamo che tra poco dovremo avere la partita contro il Lazio. Perso 1-0 contro la Lazio. Sto pensando un attimo se è questione di proprio sfortuna o proprio non riesco a gestire bene in campione, perché adesso comunque abbiamo avuto delle partite difficili contro la Juventus, il Milan, la Lazio, adesso contro l'Inter. Voglio vedere un attimo se queste squadre qua comunque sono forti e ovviamente anche Farago. Comunque dicevo che volevo vedere un attimo se con una squadra un po' più deboluccia riesco a vincerla. Adesso proviamo a simulare contro l'Inter e vediamo un attimo se almeno la simulazione mi dà un risultato almeno un po' più positivo. Simulazione veloce, vediamo, perché comunque anche nella realtà il Cagliari non avrebbe mai vinto. Qua 5-1 finisce, però adesso dovremmo avere una partita leggermente più facile. Proviamo a vedere se sono io o proprio le squadre troppo forti per me. Andiamo a fare contro il Crotone, dovrebbe essere. Sì, proviamo sta partita qua. Allora, raga, sono uscita a metà tempo della partita quando era 0-0 e ho simulato l'altra, l'abbiamo vinta 2-1. Io non so se ce l'avrei fatta vincerla perché comunque i primi 45 minuti che ho giocato ho fatto abbastanza fatica. Comunque l'abbiamo vinta, è buono almeno. Comunque adesso cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di prendere più punti possibili. Per il momento dovremmo essere a metà classifica, se non, no, siamo al fondo della classifica. Siamo 14esimi, vediamo un attimo la classifica, chi c'è prima.
Vediamo un attimo. L'Inter, poi c'è il Torino. Mamma mia, la Lazio, il Napoli, il Fiorentina, Atalanta, Roma, Parma, Piemonte, Calcio, solo nona. Beh, sedicesimi, siamo a 4 punti. E solo l'inizio. Adesso abbiamo una partita contro il Torino. E la simuliamo. Allora, simuliamo l'allenamento. E poi vedo di simulare la partita e poi magari entro in campo. Allora giochiamo, andiamo a simularla. Simulazione, no, ho fatto simulazione veloce, il disco l'avremmo perso. Oh, non ci credo, l'abbiamo vinta! L'abbiamo vinta! Rogue segna nell'88esimo minuto e Simone nel 26esimo. Mamma mia, allora devo simularle tutte, non lo so. Comunque l'abbiamo vinta, andiamo avanti, adesso dovremmo essere saliti un po' in classifica. Siamo 12esimi, 7 punti. Ok, allora il Verona, giochiamocela e cerchiamo di vincerla sul campo stavolta. Quindi io direi di simulare la partita fino al 45esimo e poi entro in campo, così almeno non diventa troppo noioso. Quindi simuliamo fino al 45esimo minuto. Comunque abbiamo Cragno, Dodò, Godin, Clavan, Pisacane, Nandez, Marini, Rogman, Simeone. Di là abbiamo dei nomi che io non so leggerli tutti. Abbiamo Pandur, Dauglodowicz, Magnani, Gunter, Faraoni, Rueg, Barak, Vitale, Zaccagni, Lazovic e Stepinski. Penso si legga. Comunque è iniziata la partita. 1-0 per noi, molto bene, molto bene. Simeone sta facendo molto bene. Vediamo un attimo, lascio andare così fino al 45esimo, poi entro in campo e vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Finito il primo tempo, il possesso palla è dalla parte del Verona, tiri dalla nostra parte, occasioni dalla nostra parte, infatti siamo 1-0. Adesso è il momento di scendere in campo e vedere un attimo se io riesco a fare una partita abbastanza decente. Coman la tiene, la passa a Rog la passa a Nandez, Nandez va, la passa a Simeone, Simeone tira e c'è la paratona del portiere, dai. Però è una bella, bella, bella occasione e bella azione da parte nostra. Calcio d'angolo per noi. Mettiamola in mezzo e cerchiamo di fare il tiro di testa leggermente sopra. Passa Simeone, la passa di nuovo a Nandez. No, mamma mia, cosa ha fatto? E tira, e tira, e gol! Sì, ragazzi, finalmente sono riuscito a sbloccarla. Finalmente. Rivediamo meglio l'azione del gol. Veramente. Vince il contrario. Nandez, Nandez. Nandez, ancora sua, Nandez per Man, tira Man, tira da lì, mamma mia dove l'ha messa, mamma mia dove l'ha messa, guardate un po', mamma mia, bravo Man, bravissimo, Comincia a diventare guardate, una bel difficile passaggio, situazione per gli avversari. e Direi che tiro, siamo arrivati a livelli bam, imbarazzanti. e facciamo battere Maria, vediamo se riusciamo a metterla qua nell'angolino, qua. Vediamo se facciamo gol. Mamma mia. Se fosse stata un po' più forte, entrava. Ed è finita, 3-0 per noi, due gol fatti da me e uno dal computer, diciamo. Sono abbastanza soddisfatta di questo risultato perché nelle prime partite non ci è andata tanto bene, ma comunque adesso ho visto che stiamo iniziando a giocare bene. Comunque l'Atalanta ha vinto 1-0, ma volevo leggere, ma è andata avanti. Riguardiamo un attimo la classifica. Siamo riusciti a posizionarci in decima posizione con 10 punti. E non è male perché sotto di noi c'è il Milan. Cioè non è male. Ci siamo a metà classifica, veramente non è male. Boh, comunque io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, inoltre lasciate un commento con scritto cosa volete che io faccia.
Ah, lasciatemi un commento con scritto anche con chi volete che inizio una carriera giocatore. Comunque, grazie a tutti della visualizzazione, buona giornata o serata.